Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua con un'altra simpatica carrellata di video collezioni, orologi come se piovesse. Video che mi mandate naturalmente voi amici del canale che state guardando, sì, proprio voi che state fissando quello schermo rettangolare, no? Siete voi che partecipate. E come fare? Lo vedete in sovraimpressione. Mi inviate un video anche realizzato con lo smartphone, possibilmente in orizzontale, no? Lo caricate su WeTransfer.com e poi mi mandate il link a me per scaricarlo. Io lo butto in una cartella nel computer e poi quando sarà il momento lo tiro fuori e lo guardo qua insieme a voi. Quindi c'è un po' di coda, ma prima o poi si guardano tutti, no? Sono belli da guardare perché siete simpatici, spiritosi, ciofecosi, topposi a volte, molto topposi, eh. Ci sono anche degli orologi topposi. E quindi ci divertiamo, dai. Si prende con leggerezza questo simpatico hobby e così magari ogni tanto salta fuori anche qualche argomento interessante, pur sempre nella leggerezza globale, senza prenderci troppo sul serio, che il primo sono io. Prima di iniziare però vi mostro l'orologio del giorno. Che oggi ragazzi c'è poco da fare, questo bellissimo Omega Speedmaster, il mitico Moonwatch. Questa è la versione con il calibro 3861 con scappamento coassiale, certificato COSC, certificato METAS, vetro zaffiro di sotto, insomma quello che è il top per me. Poi c'è chi preferisce le salite perché è più vicino a quello che è andato sulla Luna, no? Ma ho capito, ma se ci è andato 70 anni fa, 200 anni fa sulla Luna, non è che possiamo sempre fare gli orologi uguali a quello. Li facciamo progredendo con i materiali, almeno quello concediamocelo, no? Dai, bando ai discorsi inutili e guardiamo il primo video. Ciao Davide, io sono Cicciuzzo dalla Sicilia. E insomma, va, Cicciuzzo! siccome la sera mi piace. Cicciuzzo dalla Sicilia, ragazzi, questo qua c'è un accento. Cicciuzzo dalla Sicilia. Guardare i tuoi video, questi video che fanno pure gli amici che fanno vedere le loro collezioni. Niente, mi rilassa, mi piace, quindi ho deciso anche io di mandarti la Bravo. collezione dei miei orologi. Allora, volevo partire subito con un quarzo. Intanto, un complimenti per il canale, è Grazie. grande. Allora, quarzone. La Eccola quarzone anche. numero 1, tale Ah, H, certo. spettacolo. Citizen Promaster Aqualand 1. A Bravo. questo orologio ci tengo tantissimo perché è un regalo di mio padre, che era un sub professionista pescatore. E Sì. insomma, vai, ho fatto cambiare la batteria e qua l'orologiaio me lo ha graffiato. E Cosa c'è cambiato? disgraziato. Comunque, orologio numero 1, valore inestimabile per l'affetto. Bravo, Poi, batteria. c'ho questo Seiko al quarzo, che era pure di mio padre, non so a che tempo risale. Oppure il bracciale che quando ero piccolo l'ho smontato, non so il perché. Vedi, questo va così. Spettacolare pure questo. Questo ora lo Mas. devo fare revisionare perché lo voglio mettere in moto. Questo è un ricordo di mio padre. Bravo. E insomma va, ora partiamo con quello che per me è l'Explorer. Nel senso che mi piace a livello estetico, Explorer, Pagani Design. Questo ha un No. movimento Seiko NH35. Cicciuzzo, Cicciuzzo caro, ma mi cadi su queste stupidate qua, queste puttanate qua. Cioè, Pagani Design cioè, ormai è veramente è l'anti-orologio per antonomasia, no? L'anti-orologio, cioè l'anticristo. Pagani Design è l'anti-orologio. Cioè, quando mi fanno vedere un Pagani Design è come far vedere la croce al demonio, capito? No, non si può guardare. Copia spudorata dell'Explorer. Perché? Perché? Perché non puoi prenderti come hai fatto finora? C'avevi due orologi bellissimi, Cicciuzzo, eh? Cicciuzzo, e poi ti vai a prendere questo Pagani Design del Menga. Dai, non si può, non si può. Dai. 39,7 mm di diametro, questo è in acciaio, vetro zafiro e c'ha pure la montagna dietro, pure la A montagnetta. E insomma, montagnette. va, questo mi piace molto. Poi passiamo ai diver, che la mia vera passione sono i diver. Infatti, qua c'ho pure, insomma, va. No, Comunque, ti faccio. Cicciuzzo, c'ha il tatuaggio della corona di Rolex sul polso. Cicciuzzo, ma te mi. Ma non si può, dai, è veramente kitsch. Cioè, ognuno si fa quello che vuole, per l'amor di cielo, guardiamo come sono messo. Ma farsi un marchio di un. Bah,
Vabbè, c'è la corona Rolex attuata e poi ti compri il Pagani Design, hai capito? Cioè, quando uno dice vorrei ma non posso, no? E poi magari ora mi fai vedere una sfilza di Rolex da morire, però che minchia te lo compri a fare il Pagani Design e ti tatui. Cioè, è veramente come vivere, cioè, con l'altarino della corona di Rolex, la mattina gli fai la preghierina, ti compri il Pagani Design sperando che un giorno arrivi la fata turchina e te li trasformi tutti in Rolex veri. Magli, buono. Mamma mia. Ma cosa stiamo guardando? Cicciuzzo. Il primo diver che era meglio che non lo compravo. Pagani Design Hulk 1661, movimento NH35, 40 mm, acciaio, vetro zafiro, ghiera ceramica, lunetta in ceramica e movimento a vista. Insomma, va, questo era meglio che non lo compravo proprio. Passando poi a qualcosa che secondo me è più serio, diciamo, vi faccio vedere questo spettacolare Sugess Ocean Star. Cos'è? 40,5 mm di diametro, acciaio 316L, lunetta in ceramica, corona a vita. Insomma, secondo me questo è un orologio spettacolare. Lo uso sempre al Sughes. mare. C'era il bracciale, io l'ho cambiato. Io ho messo questo cinturino in gomma che mi piaceva tanto. Dando. Insomma, va. Passiamo E va. con un altro Sages orologio del giorno. Questo è il mio preferito in assoluto. Spettacolare, di lusso, di Martorana. Che è troppo bello, è troppo bello. Questo qua è invece è sempre acciaio 316L. Lunetta in ceramica, corona a vite. Sono luminosissimi questi orologi, sono luminosissimi. E questo qua è il review di quello, cioè quello rinnovato, diciamo, va. Insomma, questo manda un movimento NH35, fondello pieno. Questi sono orologi veramente fatti bene, secondo me. Naturalmente sono omaggi perché quelli veri non me li posso permettere al momento. E insomma, tutto marchiato, niente. Questi sono 200 metri di profondità, Minchia. 200 metri. Questo è quello che uso di più. E Beh. niente, volevo sapere cosa ne pensi di questi orologi qua. Questo monta, quello nero monta un movimento Seagull ST2130, se non sbaglio, e questo è un NH35. Volevo sapere cosa ne pensi di questa marca qua, di questi orologi qua, perché ho visto una tua recensione di un cronografo che tu hai acquistato. Penso su questo sito, non lo so. Comunque, questa è la mia collezione, spero che ti sia piaciuta. Ti è Che piaciuto? dire, viva la passione per gli orologi, Ehi! grande Davide, continua così. E niente, un saluto a tutti da Capitano da Marestella. E viva la pesca sportiva pure. Lo. Bravo Cicciuzzo, Cicciuzzo, Cicciuzzo. Cosa penso dei Sugges? Che sono ciofeche, che sei ciofeca come quello che ho recensito io. Che se te ci fai caso, quando mi facevo la recensione mi sei anche fermato. Mi sei anche fermato, poi per miracolo è riuscito a ripartire. Ma quello lì me l'avevano regalato, me l'avevano mandato. Io ho detto sì, proviamo a vedere com'è, come non è. È una ciofeca, è una ciofeca. Come sono ciofeche questi cavoli di orologi qua che assomigliano al Submariner, uno col movimento cinese, quell'altro è NH35. Cicciuzzo, Cicciuzzo, sei ancora in tempo per entrare nella giusta strada. Guarda il cielo e cerca di vedere la luce. Molla questi marchiacci qua e comprati un Seiko 5 come quello del Babbo, l'Aqualand, gli altri lasciali perdere, poi. Piuttosto che farti il tatuaggio della corona di Rolex, io direi che ti dovresti fare il simbolo di Pagani Design, qua sul cuore, il simbolo Pagani Design sul cuore, e poi vai fiero in giro col simbolo di Pagani Design. Prossimo video, dai, prima che mi altero. Ciao Davide, sono Stefano da Ciao. Torino e ti ringrazio per quello che fai, quindi ti do il mio contributo che è la mia raccolta. Comincio Grazie. dall'orologio di mia moglie, perché questo Braille cronografo al quarzo, quindi A a batteria. batteria, però era un modello che a te piaceva e Carino. questo anche i subdial acciaio rispetto al modello che Molto avevi carino, molto visto in carino. precedenza da un altro ascoltatore. Questo è stato il mio Swatch, Bello anche il mio questo. unico orologio per anni, Swatch Wildly, è un Irony di alluminio. Questo è un altro Swatch molto particolare, non solo per la forma ma anche perché ha il Ganzo! quadrante basculante. Mai visto! Questa è la corona. Timex. Bello! Timex! Molto ruvido, però fa il suo dovere, ha il Guarda che suo belle sfere! bellissimo
indiglo e veloce Vai. panoramica sui miei Seiko, Seiko 5. Seiko SNX 79J, quadrante grigio spettacolo, bracciale sostituito con questo Oyster. Su questo invece non ho sostituito niente perché, come dicevi tu, è già tantissima roba, è il Seiko 5 SRPE blu. Bello orologio, recensito anch'io. Seiko Alpinist Mountain Glacier, questa è una referenza spettacolare, Yes, non ha bisogno complimenti. di presentazioni. Idem per questo Saab 035 con quadrante bianco Sunburst e con questo Saab 033. Tutti e due, bravo. Ho una passione per i Saab, come puoi notare. Abbiamo visto. E li ho voluti Bravo, bravo. entrambi, ma ho aggiunto anche questo 023, detto KitKat, con questa cassa tagliata, sembra da una katana, molto bello. Ganzo. Secondo me assomiglia parecchio a qualche Gran Seiko. Quadrante bianco, sembra smaltato. Cinturino per l'estate, perlo in single pass. Bello questo orologio, molto, bravo. Seiko, l'ultimo. Qual altro? Seiko Belmatic del 1971 con il simbolo della Daini e con Top. svegliarino, ovviamente. Cassa con satinatura radiale, prestata del 71, credo sia informissima. Altro svegliarino, ma russo, Russo. questo stupendo Pagliot Pagliot. da 36 mm con Riò azzurro, cassa tonneau, carrure molto snella. Svegliarino che funziona, 36 mm, comprato in Ucraina. Questo invece dall'altra parte del mondo, dagli Stati Uniti, un Bulova Acutron Space View, restaurato di fresco con tutte parti originali da un ragazzo che fa solo questo. Ah, È veramente uno spettacolo. grande, bello orologio, Poi eh? Space View. Zodiac Oi. Olympus, in questa versione un po' dressy, con, ora non so se si vede bene per la luce, comunque con un quadrante davvero magnifico, 50 metri di impermeabilità. Questo invece è il suo gemello maggiore, che invece di essere da 38 e da Tutti e due 40 mm, ce li molto ha. militare, quadrante ruvidissimo e Che leggibilità bello. top e calibro STP 1.11 e cassa tutta satinata, 200 metri di impermeabilità. Poi questo Bulova con un Valjoux 7750 che strizza molto l'occhio Breitling, ma con questa lunetta bellissima, senza cavalieri, ma vetro zaffiro. Bello, 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 te dici strizza l'occhio a Breitling, a Chronomat, va bene, sì, stando larghi, no, ci può, ma è completamente diversa, cioè, anzi, è quasi quasi è da preferire, cioè è bello, a me piace sto Bulova qua, molto mi piace. Perché? Perché è un'ispirazione, come tutti si ispirano a tutti, cioè non è che il design nasce da zero, no? Però in maniera molto originale, anzi, è anche un peccato che non rifacciano questi orologi qua, cioè se esistesse un Bulova così nuovo di pacca, fatto così con questa cassa, secondo me avrebbe un successo incredibile, eh. E invece poi dopo si arenano, e va bene. 12,5 mm di spessore. Se puoi aiutarmi a scoprire qualcosa su questo modello, ti ringrazio perché No. io in rete non ho trovato praticamente nulla, Mi due spiace. foto, e non c'era nulla nella sua scatola originale. Poi, Poi breve excursus invece sui miei tool watch. Toolwatch. Sono tre Steinhardt. Comincio col primo, quindi Steinhardt omaggio al Freccione 16-55 e grazie per averlo fatto così, 39 mm con un'ETA dentro, i miei Steinhardt hanno tutti i movimenti ETA, questo scatta 2 secondi alla settimana Bravo. e ho montato questo cinturino con clasp Zulu Diver, stupendo secondo me. No. Poi Steinhardt Ocean One Titanio. Simpatico questo. Referenza secondo me stupenda, 43 mm e luminosissimo, un diver con la D maiuscola, secondo me 500 metri di 500 impermeabilità, metri.
ghiera ceramica, costruzione veramente teutonica, Bello, bello. pavimento ETA e laboré. Anche questo scarta pochissimo al giorno. Questo è il suo gemello invece GMT da 39 mm, e anche questo costruzione teutonica in acciaio anziché in titanio. Sfera GMT non invasiva, come vedi, datario ore 6. Su questo merita una piccola storia, ma prima il mio Zelos Bello Marco questo. 3, cassa in bronzo, con la sua patina, fondello col suo bellissimo squalo, fondello cieco, 200 esemplari mondo con un suo bellissimo Tropic, fibbia logata, spettacolare. Bell'orologio, mi piace. Questo merita una delucidazione per te su Steinhardt. Non fanno sempre copie, quando non le fanno fanno cose egregie come questa, e dopo essere stato tolto da catalogo questo modello da 39 mm, Günther Steinhardt ricevette una mia mail e altre mail di appassionati del marchio, e dopo aver nicchiato un po' perché non richiama, diciamo, nessun modello più blasonato. Beh, alla fine ha deciso di rimetterlo in produzione. È un'azienda che sa ascoltare, Günther Steinhardt in persona mi ha risposto e volevo condividere con te Va questa cosa. bene. Poi, Polpico. questo era il mio Polpicò, mi fu rubato, per 10 anni non indossai nessun orologio, finché dopo lo Swatch Irony che ti mostrai prima, ecco, decisi di comprare un automatico. E comprai questo bellissimo Invicta Pro Diver, costruito solidissimamente, davvero non ha gioco, tutti gli indici perfettamente allineati, colori ancora belli con un NH35, e ecco, grazie a questo ho ripreso un po' la passione per l'orologeria, quindi se vuoi darmi un ciofeca fai pure, ma questo è, e io ti ringrazio e ti saluto. Saluti, saluti, saluti. No, fa parte del percorso, come dici te, come hai scritto, giustamente l'Invicta Pro Drive è stato il primo orologio che hai preso per poi dopo iniziare il percorso, no? Ci sta, visto così, ci sta. Ma visto come quello di prima che si prendeva tutti i Pagani Design uguale ai Rolex, non ci sta. Significa non avere la passione per gli orologi, perché altrimenti mi prendo anzi un Seiko 5 o un qualsiasi altro orologio se voglio alimentare la passione, non orologi che assomigliano ad altri. Perché? Per quale motivo? Per far finta di avercelo, perché poi mi faccio anche il tatuaggio di Rolex. Uguale il discorso su Steinhardt, te dici quando non fanno cose simili agli altri lavorano bene, ma quel GMT che mi hai fatto vedere, cioè, ha cambiato le lancette rispetto alla Rolex GMT, poi ha mantenuto i colori uguali, i bicchierini, tutto il più possibile, diciamo, ruffianone, per arruffianarsi i numeri grandi di vendite, capito? Non è che te pensi, Steinhardt, sono anni, decenni ormai che come azienda, no, è strutturata e fa orologi. No, non ha mai pensato di scegliere una propria strada con un proprio design riconoscibile, no? Che cavolo ne so, le sfere fatte così ce l'ha solo Steinhardt, no? Per dire, il design fatto così ce l'ha solo Steinhardt e partono da lì e poi la gente non li compra, poi prima o poi li comprerà, devo vincerla la battaglia. Se invece questa battaglia qua non la voglio fare, ma voglio fare quella del cash che entra, ti faccio tutti gli orologi, copie dei Rolex, no? E poi quando devo fare qualcosa di un po' diverso, ci cambiamo le lancette, togliamo le Mercedes, ci mettiamo due a bastone, eccolo qua, sempre bello, Batman, no? Blu e nero, compriamo e vendono, capito? Quindi la mia stima per Steinhardt non c'è, non ci può essere, capito? Perché è troppo tempo che lavora in questo modo senza aver scelto una strada. C'è chi la sceglie da subito, chi apre un brand e boom, dobbiamo avere la nostra identità. Andiamo, se li comprano o non li comprano. Mi viene in mente Norcane, per esempio, oppure U-Boat, che non mi piacciono nemmeno U-Boat, no? Non mi piacciono, però da quando hanno iniziato, fum, orologi fatti così. O alla gente, o piacciono o non piacciono, noi le facciamo fatti così. Non vanno a copiare come altre marche, mi vengono in mente altre marche anche italiane, Perseo, Mondia, che a catalogo hanno orologi che sono copie dei Rolex. Quelli non si possono prendere in considerazione, no? Mi viene anche male a me, a giorno d'oggi comprare un Perseo Gloria al marchio, ma che poi mi propone tutta quella battabaggiuccia lì.
So se mi sono spiegato. Vabbè, forse sì. Comunque, andiamo avanti. Ciao Davide, mi chiamo Ciao. Lorenzo, sono uno chef di Jesolo in provincia di Chef, Venezia e bravo. volevo farti vedere la mia piccola collezione partendo da Vai. quello che è partito con uno scherzo con i miei colleghi in cucina, anche loro appassionati di orologi. E si parlava di tutti questi micro brand nati negli ultimi anni, i fratelli Morello, ecco questo è Nino, il mio gatto, e quelli di San Donà di Veneziano che non ti stanno molto No. simpatici, gli altri di San Donà, sempre qui in provincia di Venezia, sono gli Out of Order. Poi c'è Pierpaolo, mi sembra si chiami, con Ichnos. C'è addirittura adesso Bracca che butta fuori l'Apneist. Insomma, ci sono anche quelli Piovi di Sacco, sempre qui in Veneto, in provincia di Padova, con Lecio Neutra. Ecco. E quindi, ridendo e scherzando, tutti dicevano: ma perché non ti fai un orologio anche tu? E chiamando gli amici di AliExpress, hanno avuto un Olè. bel clone del Seamaster, tutto in Ah. acciaio, con ghiera, te lo personalizzano, fortunatamente non fanno fake, non marchiano Seiko, non marchiano Omega, il quadrante, ma lo marchiano col simbolo, col nome che vuoi tu, e te lo personalizzano, e io ho scelto questa cassa perché mi piaceva, la ghiera funziona bene, hanno scritto il mio nome, Bravo. tutto acciaio, movimento a vista, di fornitura Seiko NH35 marchiato TMI, perché quando Seiko dà alle altre case non marchia Seiko se non per i propri orologi, ma marchia TMI. E dunque devo dire simpatico. Simpatico. Mi scuso per le luci perché la casa è nuova, è molto luminosa, Ah. tutte le pareti bianche, riflette luce un po' Ah, dappertutto, anche se ho tirato giù le interessante. persiane. Comunque, questo è Interessante. l'orologio, è nato come giullarata, dite voi, in Toscana. Però per 116 euro è simpatico, funziona bene, devo dire la corona è addirittura a vite, è impermeabile perché l'ho provato, non ci... Ma sì, ma sarà fatto bene, 116 euro, avuto... va bene, buttati via, perché, cioè, cos'è? È il nulla, capito? Non rappresenta, un orologio deve rappresentare qualcosa, deve avere qualcosa da rappresentare, perché altrimenti è un insieme di acciaio e di materiali e basta, no? Se te lo costruisce qualcuno che li ha sempre costruiti gli orologi, che ti fa una certa percorso storico, te sai che questo orologio qua è nato nel 96, nel 93, il primo modello, poi ha fatto tutta un'evoluzione, calibri hanno cambiato, c'è stato uno studio, qualcosa, e te ora c'è l'ultimo modello di questo lì, che te lo sei fatto te con il tuo nome sopra, no? Ci posso dire David Scechini, no? E poi ne faccio una cinquantina, poi li vendo, ci faccio il margine sopra, mi metto tutti i soldoni in tasca. E cos'è questo? È semplicemente lucrare sulla passione di altri, magari, no? Sull'ingenuità di altri. Ora te lo sei costruito da solo e lo so che è un gioco, no? Però va bene così. Però io avrei vergogna di andarci in giro, nel senso, lo tengo in casa, viene un mio amico caro, gli faccio vedere cos'è, poi lo nascondo subito perché si sa mai che arrivi qualcuno e me lo veda, che è una vergogna, eh? Comunque, andiamo avanti. Sto molto attento con questo orologio, infatti l'ho già spennato sul tessuto. Però dai, Ma simpatico sì, per simpatico. cominciare. Meno male. Poi ho un orologio che mia madre ha trovato negli anni 90 in spiaggia Ma che e che ha culo! acceso la mia passione e curiosità per gli orologi automatici. Questo orologino Bello! Vettone, un po' piccolino per il mio polso, ma lo tengo per ricordo, molto simpatico. Molto bello! Beh, che dire, un Niente, Longines niente, carino, carino. classico. E andiamo avanti. Poi Andiamo avanti. un altro, diciamo, esercizio di stile, ma qui me lo sono montato io dopo aver visto dei video, dei tutorial. Ho ordinato su un sito, non AliExpress, su un altro, ce ne sono diversi. Ordini i pezzi, ti viene a casa in kit, scegli il quadrante e ho scelto questo oro rosa, questo color bronzo. Sì, ho capito che ti arriva a casa in kit, ma questo qua è falso, corrisponde, cioè è un orologio falso questo. Nel momento in cui ti scrivi Lorenzo, sei a posto, no? Nel momento in cui ti ordini un quadrante con scritto Seiko e non lo ordini dalla Seiko perché non te li dà, ci sarà qualche sciamannato che li fa, no? Ci mette... Questo qua è un orologio falso. A tutti, te lo sei costruito da solo, l'hai montato, ma è un orologio falso a tutti gli effetti. Occhio. È nero scuro per fare questo Seiko Mode, adesso si chiamano Mode Si Watch, chiamano cassa così. nera in stile Seiko 5 SKS, un NH36, cinturino in gomma, corona a vite,
Mamma mia. Simpatico, me lo sono montato, mi sono arrivati i pezzi e Boh. questo è quanto. Boh. Poi andiamo avanti con un altro pezzo che forse non ti piacerà, Invece forse finora. anche lo vendo, ho trovato da vendere, però devo dire che nonostante anch'io abbia avuto qualcosa da ridire con uno dei fratelli più Ah sì? piccolo, devo dire che questo forse è l'unico venezianico che merita veramente. Tanto perché è fatto bene, perché è carino da vedere, il quadrante è bello, è un bel GMT e come saprai, anche se non ti sono simpatici, hai già recensito la fabbrica che fa questo movimento che è la Sì, Soprod, sì. che mi sembra di proprietà della Festina, da quello che ho Sì. capito. Sul calibro nulla da dire, Soprod fa dei calibri, cioè è un'azienda strutturata, anche bella grande, con diversi stabilimenti, e fanno dei bei calibri di fornitura, che può essere considerata la giusta alternativa a Sellita e ad altri, agli altri marchi, no? Per me questo orologio qua ha lo stesso valore di quello che ho scritto Lorenzo, hai capito? Cioè quando sopra sul quadrante c'è il nome di qualcuno che non mi interessa, no? Io non lo vorrei l'orologio Lorenzo, non ti offendere, ma non lo vorrei mai, non spenderei 2 euro per comprarlo. È uguale. C'è scritto venezianico, ci sono le persone dietro che rappresentano venezianico, che mandano avanti il marchio, che sono insopportabili a parer mio, e quindi io con venezianico non voglio avere nulla a che fare. Poi te mi dici che sono fatti bene, è difficile che oggi facciano male degli orologi, vengano costruiti male, no? Quindi se sono tutti costruiti bene gli orologi, di tutti i microbrand, di tutti i brand, 99%. Qual è il criterio per cui scegliere? Quello estetico, poi ci mettiamo anche quello, diciamo, etico, morale, cioè anche, diciamo, chi c'è dietro? Qual è la fabbrica che le costruisce? Chi è la persona che manda avanti la baracca? Come si comporta con i clienti? Un po' di differenza la dobbiamo fare, se no compriamo tutti gli orologi di tutti e sono tutti uguali. No, un po' di cernita va fatta. E loro si sono fatti personalizzare questo movimento scusa, questo C125 della Soprod, se lo sono fatti personalizzare incidendo il Bello. rotore e facendolo rodiare, e devo dire che il movimento merita. Ah Il sì. meccanismo, come è stato personalizzato, impermeabile a 200 metri, vetro zaffiro, acciaio 316, corona vite, ghiera in tungsteno e ceramica. Mi sono messo il cinturino in gomma sempre su della Venezianico che è fatto bene, un cinturino integrato in gomma vulcanizzata, fatto veramente bene. E, che dire, a parte che io cambio sempre i cinturini perché l'acciaio non lo sopporto tanto, in più di mezzo il peso dell'orologio, li sento più maneggevoli con l'acciaio, con la pelle o addirittura col nato, che chi ha inventato il nato ha fatto una grandissima roba. E niente, questo secondo me è l'unico venezianico che merita veramente. Forse ho trovato da venderlo per, e tu dirai che ho fatto bene, ma Yes. devo dire che comunque nel complesso, piacciono loro o non piacciono loro, questo orologio, questo GMT Nerede Ceratum è fatto Non ho bene. dubbi. È fatto bene. Ed è un bel movimento, funziona bene, marcia bene, bello, Oh, bello, non ho bello, dubbi che sia fatto bene. bello. Poi andiamo avanti con il Dai. base, un bel Bello. Citizen Pro Master. Questo c'è poco da dire, ce l'hanno in molti, movimento 8000, impermeabile di 100 metri, l'ho preso più che altro perché c'era il ricordo nostalgico che tutti gli amici di mio padre, quelli che facevano immersioni, avevano o uno di questi o un Cressy, che non so chi li fa alla Cressy, sempre nero. Di solito avevano anche la scaletta con le tabelle di decompressione che adesso non si fanno più, e dunque l'ho preso nero classico, anche se sono un amante del blu, anche se ne ho preso un altro Pro Master blu, Promosso. che me lo sono aggiudicato ultimamente da un'asta, un limited edition per l'Italia di 1000 pezzi in titanio, ed è questo Pro Master appunto in titanio, ancora nuovo, ancora imballato, è venuto a casa proprio ultimamente, Titanio, completamente in titanio. Devo regolare il bracciale sul mio polso, ha ancora le pellicole su come potete vedere, e, E che me frega? è il numero, Ma non mi non interessa. si sa. Vediamo, metti a fuoco, dai, bravo. No, non si Non si vede. vede.
Lo dico io, prendo un attimo, qui è il numero 177 di 1000. Mo stiamo meglio. Comunque dai, simpatico, un simpatico. bel promaster, tutto titanio, me lo sono aggiudicato un bel prezzo, contando che adesso siamo intorno ai 480-500 euro. Un Seiko Presage, molto bella questa linea, molto belli i quadranti, avevo il fratello minore, diciamo quello solo tempo, poi l'ho venduto al mio collega perché mi ero innamorato di, diciamo, del fratello maggiore, quello con la riserva di carica, che è questo qui, e averne due uguali trovavo un po' banale. Anche qui ho sostituito il cinturino, ho messo questo in tessuto, che non ci sta per niente No, ci male. sta bene, dai. Solito movimento della Seiko, marchiato 4R57A, dovrebbe essere l'NH34, no, il 34 è quello, il 34 è il GMT. GMT, dovrebbe essere l'NH36. 29 Ah no. gioielli, movimento a vista, diciamo che la sua figura. Non è l'NH36, l'NH36 è quello giorno e data. Sa, se si chiama 4R57 sarà l'NH37, ma cioè, sarà quello. Non lo conosco con queste complicazioni qua, però 37, fondo. Fa. Poi passerei un altro Seiko, anche questo è arrivato a casa ultimamente, una serie limitata che va a richiamare il primo Seiko Sport 5 degli anni 70, ed è appunto il Seiko 5 Sport, ancora con le sue pellicole, venuto a casa da pochissimo, procurato dal mio, chiamo spacciatore di orologi entry level, e simpatico, simpatico, fatto bene. Sì, è bello l'orologio, non mi fa Mi impazzire. piace la linea vintage, evidentemente una volta facevano gli orologi meglio di adesso, visto che adesso tutti corrono a richiamare la linea vintage. L'ho sporcato un attimino, Vabbè. vabbè, amen. E anche questo ancora con le pellicole, nuovo appena arrivato, numero, boh, numero sulla scatola c'è Sì, ma non ci scritto, interessano i numeri. numero, non si sa, il numero 7508 di 15.555 Grazie pezzi. per avercelo detto. Simpatico. Simpatico. Vetro zaffiro, 24 gioielli, impermeabile 100 metri. È anche questo una serie limitata di Raymond Whale, una marca secondo me sottovalutata ma che lavora molto bene. È il freelancer dedicato a Jimi Hendrix. Come potete vedere sono tutti richiami a Jimi Hendrix perché gli indici delle ore sono fatti come i tasti della chitarra, tutti i cerchi che girano attorno al quadrante richiamano le corde della chitarra Jimi Hendrix. No, gli indici della chitarra sono fatti come i single coil, come i pick-up della chitarra, non come i tasti. Qui è la lancetta dei secondi del cronografo. È fatta a forma della paletta del bastone della chitarra Jimi Hendrix, naturalmente Il rovesciata bastone. perché era mancino, però suonava una chitarra per destrimano, non suonava una chitarra per mancini e dunque la suonava col manico rovesciato. E è un orologio fatto veramente bene perché anche l'incisione al centro del quadrante richiamano il foulard o la bandana, che si vuol dire quella che Jimi Hendrix aveva indossato al concerto di Woodstock, perché questo orologio è stato fatto per il 50° anniversario del concerto di Woodstock, sempre per Grazie. Jimi Hendrix, con tanto di marchio sul vetro dietro che fa vedere il movimento RV5002, che non è altro che un'ETA 7752, però c'è il 82. marchio dell'associazione Hendrix gestito dalla sorella di Hendrix. Questo è il numero 137 di 500 pezzi mondo limited edition, e anche i documenti sono firmati dalla sorella di Hendrix. Io penso che sia molto carino. Anche qui ho sostituito il bracciale, il cinturino, ho messo un cinturino in resin vintage artigianale per farlo sembrare più sportivo, perché il suo originale era molto più elegante, sempre in pelle. Mi Poi, fa per impazzire. andare avanti, la miglior marca, secondo me, qualità-prezzo che ci sia sul mercato, per me è un'opinione mia personale, Ma e questo è certo. uno dei migliori diver. È Ah. questo Hamilton Khaki Bello. Navi Scuba 300 metri, senza datario, molto semplice, molto pulito, un super luminova che dopo 5 minuti di sole all'ombra o in una stanza buia si vede tantissimo, una ghiera bella resistente con un bel scatto sicuro in ceramica, 120 scatti, 43 diametro
la cassa in acciaio, corona a vite col suo marchio, e che dire, è un orologio, anche qui ho sostituito il bracciale in acciaio perché era pesantissimo, questo è un bel pezzo di acciaio robusto, e questo è Hamilton Chrono. Bello questo! È della famiglia Jazzmaster Performance. Performer! È meraviglia, meraviglia, oh, allo stato puro, bello. Anche il movimento, basta toccarlo, sfiorarlo, comincia a partire come un dannato. Ma no, ma perché quello lì è la carica monodirezionale, quindi da una parte carica l'orologio, dall'altra è libera, no? Non c'è frizione. Quindi quando te lo vedi girare così non è che sta caricando come un dannato, è che sta girando libero come un dannato. Infatti, anche io per esempio ce l'ho nell'Intramatic, questo calibro qua, no? Ma chiunque di noi dovrebbe avercelo in qualsiasi orologio. Ripeto, quando l'ho già detto altre volte, quando fa questo verso qua, lo appoggi sulla scrivania, incomincia a tremare tutta la scrivania, le vibrazioni si propagano come fosse un terremoto. Però non sta caricando, è la parte libera della rotazione. La cassa lavorata bene, un po' rientrante qua, questi pulsanti che seguono la forma della cassa. Moderna? Che dire? Contemporanea. Corona vite. Con impermeabile 100 metri, buono, a me buono, piace buono. Tantissimo, col suo cinturino così ci nasce e ci muore. Bello, ci sta bene, sì. Qualcuno dice che è il Daytona di Poveretti, no. Perché gli assomiglia molto, addirittura senso? Per me il quadrante è ancora più spettacolare, a me piace moltissimo. Forse avrei messo il datario al centro, sotto le ore 12, spostando la scritta un po' più in basso per riempire un po' quel vuoto che la scritta lascia, cioè non riempie del tutto, però... Nel complesso a me piace tantissimo. E con questo abbiamo finito. Sono stato un po' lungo, mi dispiace, e ti ringrazio. Grazie a te. Un salutone. Un salutone. Beh, gli orologi, all'inizio ho iniziato con quelle mezze ciofeche assemblate, vabbè, poi dopo ti sei un po' ripreso. Qua l'ultimo, qua il Performer cronografo, è bello, sì, sportivo, A differenza del mio Hamilton Intramatic, per esempio, che ha tutte le caratteristiche dell'orologio vintage, no? Neo vintage, moderno, questo qua è completamente sportivo con quelle pulsanti, la sagoma dei pulsanti ovale, il quadrante così particolare. L'unica concezione è la lunetta con la scalata chimetrica, che magari di solito no, la fai nera in ceramica, qua invece simpaticamente in acciaio è bella. Poi il discorso della data lì è perché il 77-53 da cui deriva questo calibro qua, che ormai è andato avanti con i nomi, no? Cambiano materiali, modificano. 77-53 prevede già la data in quel punto lì, e infatti il pulsantino che c'è sulla Carrure a sinistra in alto serve per mandare avanti il datario. Perché? Perché il 77-50 che ha il contatore a ore 12 l'hanno dovuto spostare lì per fare questa configurazione a 3. Quindi lassù in cima la data, ho i miei dubbi che ci stia, non sono un tecnico, non so sotto come è fatto, ma se hanno dovuto spostare il contatore da ore 12 ad ore 3, lassù c'è qualche rinvio, qualcosa che probabilmente impedisce anche di far vedere la finestra data, non lo so, può darsi. Boh, vabbè, comunque bella collezione, dai, sei promosso. Ciao Davide, ciao. Sono Giuseppe da Monza. Giuseppe. E oggi sono qui a presentarti una parte della mia collezione, vabbè. Che è un mix tra vintage e moderni. Moderni. Partiamo dal primo. Vai. Questo. Bellissimo. Zenith Stellina. Simpatico. Sporto. Carica manuale. Quadrante un po' rovinato, anche sfere indici non sono proprio messi benissimo, però devo dire che mi piace tanto. Ma sì, non... ma il discorso è che quando un orologio vintage mostra i segni del tempo è ancora più apprezzabile, perché altrimenti non avrebbe senso prenderli, no? Un attimo, se io trovo in un fondo di magazzino, in un negozio che ha chiuso, in un cassetto, un orologio col cartellino ancora in celofanato del 72, bene, quella è una rarità, nel senso che in quel momento lì sto per avere l'orologio così come lo vedevano nel 72, cioè, capito? E quindi poi sono sicuro che è tutto originale e sono sicuro che si preserverà nel tempo diversamente, perché inizio adesso a fargli vedere la luce. In altre situazioni, se vedi un quadrante bianco, una cassa bella lucida come nuova, e ti vengono un po' dei dubbi, è meglio vederla quasi così rovinata con i segni del tempo, che ti dà un po' più di soddisfazione, dici ah sì, probabilmente questo qua l'hanno utilizzato, ha vissuto. Lo indosso spesso, vabbè, i vintage tendenzialmente evito di metterli spesso,
Però mi piace, insomma, cinturino nel suo, ovviamente. bene. Poi? Il secondo che invece ti voglio far vedere è questo Longines, Wow! movimento carica manuale 30L, 30L. famoso, diciamo. Quadrante purtroppo è ristampato, Vedi? Bianco però così. devo dire che è abbastanza fedele Si vede un... all'originale. Sì. Vabbè, si vede che chiaramente essendo ristampato è molto più chiaro. Si vede Con niente, la sua coroncina originale, così come la fibietta. Poi, eh? Boh, sarà originale. sempre rimanendo in ambito vintage, questo Omega, movimento, non mi ricordo se è il 265 o il 266, carica manuale. Allora, anche questo qui, vabbè, Sì. so già di per certo che la cassa non è la sua, cioè è originale Omega, ma non è la sua perché pare fosse una Allora, sì, cassa oro. Ai tempi, ovviamente, hanno venduto la cassa. ma qui intanto non riusciamo a vedere un orologio perché non li metti a fuoco e quindi, cioè, a volte dico, ma li riguardate i video una volta che l'avete fatti prima di spedirli? Domanda. Secondo, io un orologio con la cassa che non è la sua non lo prenderei mai, cioè, se lo so, se mi fregano, se non me lo dicono è un discorso, ma se so che era in cassa d'ora in oro e adesso l'hanno rimesso in questa. Poi magari non è nemmeno la cassa della stessa foggia. Non lo prenderei io. Fastidio, eh. Un quadrante ristampato lo si può sopportare. Una cassa completamente sostituita? No. Tenuto il movimento e l'hanno quindi reincassato. Il quadrante secondo me è bellissimo. Spero si riesca a vedere perché è tipo Troppo nido vicino d'ape vieni. Devi andare più lontano. con la sua corona originale. Vedi che... Sempre diciamo vintage, questo crono Dreffa, movimento è un Valjoux 92, preciso, funzionante, tutto. Anche la parte crono è perfetta. Corona direi che non mi sembra proprio la sua, però devo No. dire che è comodissima, per caricare a mano è fantastico, Oh. è veramente morbido e comodissimo. Sembra un timone. Proseguiamo con questo un po' più recente, comunque penso sempre anni 90, giù di lì, fine anni 90 probabilmente, Perseo Junior con un movimento il 31-33. Ah. Va. Bello quadrato. Vedi Perseo, come dicevo prima, in certi orologi solo tempo usa l'NH35 giapponese, qua ora usa il 3133 russo, cioè siamo un pochino, buttiamo dentro tutto quello che viene e facciamo gli orologi, capito? È particolare perché prende, non so se si nota, c'è un cambio di tonalità, Sì, sì, di sì. texture, bello, mi piace tantissimo. Brio, brio, Con questi brio. indici sfere tipo oro rosa, chiamiamo così, diciamo così. Bello, molto bello. Questo tutto originale, anche il cinturino, la fibbia e tutto, insomma. Poi il pezzo grosso, diciamo, della mia collezione è questo Heuer. Mi merito il top. Top. un crono, il Carrera. Non l'ho visto, mi pare di averne visti molti sul tuo Prima volta che lo canale, vedo, vita mia. di questo Heuer Carrera. Molto bello, particolare. Gli ho abbinato questo cinturino che secondo me ci azzecca, che la cucitura riprende la sfera crono dei secondi. Bello, Sì. funziona. Funziona bene, intendo anche la parte crono, quindi bello, mi è piaciuto tantissimo questo qui. Poi, chiave moderna invece, andiamo su un Orient. diver, famoso oramai, Mako 1 della Orient. Che devo dire? Niente, tutte ste Penso pause. si sappia già tutto, quindi non dico niente, Non non dire aggiungo niente. altro. Correttore della data. Questo forse è stato il primo automatico che ho avuto. Gli ho Bravo. messo questo cinturino, c'aveva il cinturino in gomma. In questo qui ho detto, glielo cambio. E gli ho messo questo qui in Bravo. pelle. Poi. Così. Vabbè, questo che te lo dico a fare. C'ho anch'io. Qua il top ci vuole anche questo. Top. Vedi tu. Lo sono portato al mare quest'estate. Fantastico. Bello.
veramente veramente bello. Piace tantissimo. Il cinturino giallo poi la chicca, eh? Certo, eh. Un po' di lecchinaggio ci sta. Bravo. Perché poi devo arrivare a questo qui. Oh. Il tuo amato Addis Dive. Movimento NH35, vabbè, non ti dico altro, dai, basta. Ma scusa, sta qua è la copia di un Seiko, no? Ma perché non ti compri il Seiko originale? Cioè, non credo tu non riesca ad arrivare ad acquistare a livello economico quel Seiko lì. Non credo. Perché ti devi comprare la copia? La copia cinese del Seiko. Io non le capisco queste cose. Ora, se tu non avessi tutti gli altri, fosse il tuo primo orologio, ho preso questo per iniziare, va bene, mi tappo il naso, ti do la ciofeca, ma capisco. Ma tutti gli orologi così, e poi c'è questo qua. Oppure, o magari, no, il primo hai detto che è stato l'Orient, quindi l'avevi anche azzeccata, eh? Se no poi ti afferrabbi. Comunque è carino, insomma, mi è piaciuto, poi con questo colore così, il quadrante blu, eccetera, eccetera. Non aggiungo altro. Zitto. Continuiamo con questo Orient. Bruttino. Non lo so, io non l'ho mai visto in giro. Meno male. C'è una referenza strana. Dovrebbe esserci qua dentro. Ma non ci interessa. Questa è la referenza. Cioè, oltre a non averlo visto sul tuo canale in generale, non ho trovato nulla, però... Ci sarà un motivo. Vabbè, io sono innamorato dei quadranti Nido d'Ape. Questo non so se si riesce bene a vedere, però... No. Ha il quadrante Nido d'Ape. Va bene, dai. Bellissimo. Passiamo oltre. È tutto originale, ovviamente. Poi un altro orologio che non ho visto molto sul tuo canale è questo Hamilton. Pan Europe. Pan Europe. Sì. Questa colorazione è particolare. Grigio-nera. Movimento l'H10. È particolare. Bello, mi è piaciuto tantissimo. Questo qui ha questi indici che sono tipo, non so come dire, incastonati nella questa ghiera interna. Sì. Ed è ipnotico. Cioè io sto lì a fissarmi. Si è messo male. La sfera dei secondi che sfioramizza, non si vede. Sfiora, risfiora, è bellissimo. Veramente particolare. Me l'ha fatto conoscere un caro amico appassionato di Hamilton. Qui c'è la blu, blu è bellissimo. Però devo dire che anche così mi piace molto. Siete contenti? L'ho scelto proprio anche per la particolarità, insomma. Bravo. Ultimo, ma non ultimo. Cos'è? Oggi ho il polso a questo fantastico orologio, che altro non è che l'orologio di Michael Knight della serie TV Supercar. Ma io nel dubbio ci provo a chiamarla. Kit, vieni a prendermi. Vabbè, aspettiamo che arrivi, dai. Grazie, complimenti per il canale e grazie alla a te. Prossima. Ciao, alla prossima, ciao. Già avevo capito che c'era qualcosa che non andava quando mi hai detto che stai a guardare gli indici del Pan Europe, li stai a guardare, ti fissi, li contempli per ore e ore. Già lì ho pensato, c'è qualcosa che non va in questa persona. Poi mi hai dato la conferma quando hai chiamato la macchina e hai montato anche il videino simpatico. Diciamo che insomma, no, il Pan Europe lì si vede poco perché è particolare come orologio, no? È bello, a me piace, però non lo comprerei, hai capito? A molti piace, ma non lo comprerebbero perché è particolare, è divisivo. Quindi non è come l'Hamilton Cakefield da 38 che cosa c'ha che non va? È un orologio tondo, semplice, proprio spartano, piace a tutti. Questo qua è un po' più complesso, anche solamente visivamente a guardarlo, e deve piacere o non piace, capito? Poi per il resto tutti gli orologi abbastanza, diciamo, nella norma, no? Ce n'è qualcuno che è anche detestabile, no? Quando un orologio è detestabile, cioè vuol dire che abbiamo il permesso di detestarlo, e quel Addis Dive lì è detestabile. Prossimo video. Ciao Davide, sono Luca. Ciao. Da Catania. Luca. Catania. Ti faccio complimenti per il tuo canale. Grazie. Mi sono appassionato a questo mondo dell'orologeria grazie al tuo canale. Meno male. Voglio mostrarti la mia piccola collezione. Non ho pezzi di pregio, che però penso dignitosi, ecco. Vai. Sarò molto veloce, anche perché comunque sono pezzi che tu comunque hai recensito, si vedono tanto sul tuo canale, quindi non mi soffermerò più di tanto, ecco.
Allora, il primo in ordine di cronologia. Sono già passati 40 secondi e non abbiamo visto nemmeno un orologio. Meno male che dovevi essere veloce. Questo serve un pochino da esempio, no? Cosa non fare? Non fare un preambolo gigantesco, no? Gli acquisto è questo Mido Big Commander. Pallino. Questo è stato il regalo di nozze di mia moglie. All'epoca non conoscevo questo marchio, lo vidi per la prima volta in orologeria. Fu amore a prima vista realmente, anche se la scelta era fra questo e il Longines Hydro Conquest, però non so, questo mi catturò di più e quindi decisi di scegliere questo. Ma sì, ha un quadrante abbastanza grande, però ti devo dire che al polso comunque è molto molto leggero, molto comodo. Questo monta un movimento Powermatic 80 o derivato da Powermatic 80. Io ne sono realmente molto soddisfatto di questo orologio e lo metto con molta soddisfazione. Mi piace tanto. Vedo che comunque non se ne vedono tanto in giro. Secondo me Mido merita... diciamo come marchio, ecco, secondo il mio parere fa degli orologi di pregio. Poi, come secondo acquisto, una cosa che ora, una volta che mi entra in testa, dopo non me la levo più. Allungare le vocali in questo modo, questo orologio, cioè veramente comincia a essere fastidioso. Anche questo serve da esempio. Ora non vorrei cestinarlo sto qua, andiamo avanti, dai. È stato un regalo che mi sono fatto per i miei 40 anni ed è questo Longines Hydro Conquest. So che a te non piace particolarmente, però a me piace tanto. Anche questo è un derivato, monta, come tu sai, è un movimento derivato da Powermatic 80. No. Il Powermatic 80 è una evoluzione dell'ETA 2824. I calibri del Longines sono una evoluzione dell'ETA 2892. Ok? Secondo me è veramente un gran bel orologio, secondo il mio parere, ovviamente. Certo. Poi un altro acquisto che ho fatto subito dopo il Longines è questo Citizen Pro Master. L'ho scelto per tutti i giorni, per andare al mare senza farsi troppi problemi, ecco. Anche l'ho scelto comunque perché questa sua forma così iconica mi ha conquistato e quindi l'ho comprato volutamente per il suo aspetto, ecco. Lo metto sempre al mare, un bel orologio. Certo, stai andando fuori dal quadro. Il full loom. Però niente da dire su questo orologio, a me piace particolarmente. Poi un altro orologio che questo è il regalo di mia moglie per Natale. Tsuyosa. Questo Citizen Tsuyosa, anche questo lo conoscete molto bene. Ho scelto il quadrante verde perché mi è piaciuto particolarmente, ecco. Ma va. Alla luce del sole il quadrante vedo che comunque brilla in un modo molto piacevole ai miei occhi. E anche questo è un orologio molto molto carino per tutti i giorni, bello, mi piace. Bello, bello. E per finire, questo è il regalo di compleanno per i miei 41 anni di mia moglie. Bello. Ed questo è questo Mido Ocean Star serie limitata, anche questo con quadrante blu. È un orologio che mi piace particolarmente, sia per per le sue caratteristiche, con il vetro bombato, un po' stile anni 60, che
che mi piace tanto per queste, con queste caratteristiche. Poi mi piaceva il fatto che ha le lancette dei secondi in arancione, per il suo bracciale. Un orologio che metto molto spesso, è molto comodo, mi piace tanto. Mi piace tanto. Anche qui Milo, secondo me, ha fatto un bel prodotto. Secondo me è un marchio che merita. Diciamo, molte più attenzioni, perché lo vedo un po', secondo me, un po' bistrattato. Ecco. Bistrattato. Niente, questa è la mia piccola collezione. Credo che sia una, anche se non ha pezzi di pregio, dignitosa. Dimmi il tuo parere. Te lo dico. Ti ringrazio per i tuoi video. Grazie. Un saluto da Catania. Ciao Davide. Ciao, un saluto anche da me. Allora, la collezione è promossa, per l'amor del cielo, tutti orologi bellini, carini, scelti con gusto. Ogni tanto fai qualche strafalcione tipo Mido è bistrattata. Ma dove? Chi l'ha bistratta Mido? È uno dei marchi che viene tenuti più in considerazione un po' da tutti gli appassionati. L'Ocean Star, con il Tribute hanno fatto un successone. Boh, bistrattata no. Longines non monta Powermatic, monta una evoluzione dell'Eta 28-92. Poi c'è anche da dire che insomma... Tutti i concetti che hai espresso in questi 5 passa minuti potevano essere espressi in due minuti, senza tutti questi allungamenti di vocali e tentennamenti. Vabbè, comunque lo pubblichiamo lo stesso, dai, anche se mi ha un po' infastidito, ma perché sono fatto così io, è colpa mia, cioè, dopo tanti video che vedo, quando ne vedo uno che rallenta un po' e che so già quello che vuole dire, ma devo aspettare che finisce di dirlo, mi dà fastidio. Però collezione promossa, è quello che conta, che il video viene pubblicato e i tuoi orologi sono promossi, bravo, continua così, non rimandare un altro video, o se lo rimandi, prima lo fai, poi lo guardi e poi dopo lo rifai di nuovo e vedrai che tutte quelle pause non le fai più, perché lo sai già cosa dire. Boh, mi sembra di aver detto tutto, spero vi siano piaciuti i videini, il presentatore che nell'ultima fase è diventato cattivo, è diventato astioso, comunque ogni tanto capita. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love.